Siamo nella sala giunta del comune di Lusciano, dove si è tenuta la conferenza stampa per spiegare le dimissioni del sindaco Luciano Fattore, dimissioni che sono giunte un po' a ciel sereno. Il sindaco ha motivato la sua decisione traumatica. Sindaco, perché lei ha deciso di gettare la spugna? Come ho detto durante la conferenza stampa, noi avevamo cominciato 2 anni fa un progetto che prevedesse l'attenuazione dei toni della politica e che prevedesse una progressiva normalizzazione dei processi di confronto politico e amministrativo sul nostro territorio. In parte ci siamo riusciti, però è cominciato ormai dalla nostra insediamento un movimento aperto e meno aperto di grossa pressione mediatica, e questa pressione mediatica su me, che non sono un politico di professione, ha avuto un impatto veramente molto importante, per cui io ho ritenuto opportuno questo episodio di grossa rottura, anche per poter attirare l'attenzione dei politici e delle istituzioni affinché possano, insieme alla parte buona della nostra società, rimboccarsi le maniche e riportare ancora di più la normalità, una normalità che è possibile, perché io ho toccato con mano che è possibile, ma ci vuole molto impegno da parte di tutti. Sindaco, c'è chi invece ipotizza altri due motivi, cause interne o esterne, mi spiego. Si parla di scontro interno alla maggioranza e si parla di eventuali pressioni esterne di criminalità o di altra natura, per cui lei ha deciso di dimettersi. Guardi, una considerazione che io ho fatto in conferenza stampa, le ripeto con grosso orgoglio anche di appartenenza a questo territorio, e che anche un grosso ringraziamento all'operato del Ministero degli Interni e delle forze di polizia del territorio. Io in questi 2 anni posso dire di non avere avuto mai nessuna, neanche sensazione, di essere in qualche modo attenzionato dalla malavita. E quindi è una delle considerazioni che fanno sì che ci possa essere successivamente l'impegno di persone per bene anche nella gestione politica. Per quanto riguarda la maggioranza, le posso assicurare che le manifestazioni di affetto, non ultima la lettera che non so, è stata presentata durante la mia conferenza stampa, hanno invece dimostrato la compattezza. È logico che anche nella maggioranza ci possano essere dei confronti politici, è giusto che ci sia, perché maggioranze bulgare sono solamente dei regimi dittatoriali, ma le posso assicurare che l'intero gruppo è con me, mi ha dato un grosso aiuto nella gestione, e forse proprio l'affetto che mi hanno dimostrato e il senso di appartenenza al progetto che mi hanno dimostrato potrebbe essere la leva per immaginare un ripensamento che però al momento non è ancora neanche immaginabile nella mia mente. Sindaco, un aspetto che è anche di natura culturale oltre che politica, lei è considerato non solo a Lusciano ma anche fuori comune una persona per bene, onesta, un professionista valido. Il fatto di mollare in una fase amministrativa delicata, state al giro di boa praticamente, non può secondo lei essere un elemento di turbativa per chi ha riposto in lei speranze per la rinascita di questo territorio? Questa è una domanda che io ho più volte fatto a me stesso in questi giorni, e ripeto, la risposta è che io vedo in questo mio comportamento non un abbandono, ma una volontà di richiamare l'attenzione. Per cui io in questo momento non sto abbandonando i cittadini che hanno creduto in me, ma sto solamente cercando di richiamare ancora di più e ancora una volta l'attenzione sul territorio, perché insieme, io non sto dicendo che abbandonerò Lusciano o il territorio, io sto dicendo che da solo in questo momento mi sento di non poter adempiere completamente alle necessità. Abbiamo bisogno che ci siano altre persone che si aggreghino al gruppo, altre persone alle quali io voglio anche fare da aggregare. Io non ho la volontà di fare il leader di questo movimento, però c'è bisogno che il gruppo aumenti, che la volontà aumenti, possa accogliere personaggi politici provinciali, regionali, nazionali, che abbiano voglia veramente di investire non su Lusciano, ma sul nostro territorio, che ha molto molta necessità di interessamento da parte delle istituzioni politiche nazionali e regionali.
un punto amministrativo che è sempre agli onori della cronaca è l'area PIP. Gran parte dell'area è attenzionata dalla magistratura, l'amministrazione si è occupata della parte restante. Vuole spiegare che procedura è stata adottata? Sì, la procedura che è stata adottata è stata quella di non utilizzare un concessionario unico che potesse organizzare la costruzione degli edifici, ma è quella di dare l'opportunità agli imprenditori, soprattutto locali, quindi dando una preferenza ai locali laddove è previsto dalla legge, di poter realizzare delle possibilità di rilancio economico finanziario con dei tempi stabiliti, con delle modalità molto rigide di attuazione dei progetti, con la possibilità di, da parte del Comune di Rusciano di dare ad esempio una scelta molto forte che abbiamo fatto, la disponibilità immediata del terreno a coloro i quali versavano i soldi per l'acquisto, nella speranza che si potesse veramente mettere in moto di nuovo un percorso virtuoso anche di produzione economico-finanziaria. Il risultato è stato che le domande pervenute a Rusciano sono state notevolmente al di sopra delle aspettative e questo vuol dire che evidentemente c'è ancora chi crede nelle istituzioni e io devo dire grazie a queste persone. Sindaco, sia sincero, in percentuale, quante possibilità ci sono che lei resti alla guida del Comune di Rusciano? A questa domanda io non le so rispondere perché se io non fossi stato convinto di ciò che ho fatto non l'avrei fatto. Chi mi conosce sa che io le azioni che faccio le faccio ponderate. L'unica cosa che io mi sento di prometterlo, lo prometto non tanto a me, non tanto a lei, ma lo prometto a quelle persone che mi hanno dato manifestazioni di affetto, di solidarietà, lo prometto alle persone che hanno lavorato con me, che io in questi giorni lavorerò con la mente veramente in modo molto attento e analitico per cercare se c'è una possibilità di rilancio della nostra idea iniziale del Movimento Popolare per Rusciano.